mi sono fatta forza, no? Perché ti devi fare forza, perché io sono la moglie del poliziotto, ma già fa forza. E quindi la porto in giro in tutta Italia per dimostrare ai giovani di che cosa è capace la mafia. Nella Teca Quarto Savona 15, dal nome della sigla radio della scorta di Giovanni Falcone, sono racchiusi il dolore, la vita e la missione di Tina Montinaro. Suo marito Antonio viaggiava sulla croma marrone investita dal tritolo che aprì l'asfalto a Capaci il 23 maggio del 1992. E quei 500 kg di tritolo, quella bomba è entrata in casa mia. Io e i miei figli ne portiamo i segni addosso. Colonna si ferma ad ascoltarla, poi la Teca si sposterà a Frascati, Valmontone e Colleferro. Comuni dei Castelli Romani coinvolti nel progetto C'è chi dice no, rivolta alle scuole. E solo attraverso una nuova cultura si potrà compiere quel ciclo che Giovanni Falcone diceva, cioè che la mafia come fenomeno umano, avendo avuto una nascita e un'evoluzione, prima o poi verrà portata a compimento. Formare cultura, perché la sconfitta sia non solo sul campo militare, ma anche sul campo della società civile. I giovani custodi di memoria e legalità, per questo dopo 30 anni il viaggio di Tina e della Quarto Savona 15 non si ferma. Se i mafiosi pensavano, no? Che quel 23 maggio alle 17.58 tutto era finito lì, io ho voluto dimostrare a tutti che noi continuiamo a camminare sulla Quarto Savona 15, perché alla Quarto Savona 15 non l'hanno fermata.